Oh, buongiorno a tutti. Dove sono in questo momento? Sono in aeroporto. Sto andando in Giappone, o meglio, adesso faccio scalo a Parigi e poi andrò in Giappone. E stavo facendo un po' di riflessioni dell'ultimo anno perché è stato un anno veramente pazzesco, ne sono capitate di tutti i colori. È stato un anno di sacrifici, di cambiamenti, di quelli importanti nella vita e che hanno un certo peso e che mi hanno messo a dura prova, e infatti sono provata. Però, nonostante sia uno sfizio quello del Giappone che non volevo togliermi adesso perché anche questo ha un certo peso, soprattutto economico, ho deciso di farlo lo stesso perché era uno dei sogni della mia vita. Sapete che io cerco sempre, cioè tutti i miei viaggi sono legati un po' al coronamento di un sogno, alla chiusura di un cerchio, anche un po' in senso spirituale. E infatti adesso questo è il viaggio che sogno da quando sono bambina, il Giappone, no? Adesso non vedo l'ora di andare, anche perché ci infilerò dentro un cammino che è gemellato con il cammino di Santiago, quindi portando la mia credenziale, la Compostela, poi avrò un riconoscimento speciale per averli fatti entrambi. Quindi io sono abbastanza emozionata all'idea, quindi figuriamoci poi ad essere lì e sono veramente felice. Poi vabbè, non so cosa succederà nell'anno nuovo perché comunque me ne sono capitate veramente di tutti i colori, infatti sono stata poco presente. Speriamo di esserlo sempre di più, con contenuti sempre migliori per voi, e solo che devo rendermi sostenibile, quindi ce la sto mettendo tutta e sto crescendo sempre di più alla velocità della luce. Spero che quello che io vi faccio vedere vi piaccia. Spero, perché comunque sapete che vi porterò in Giappone con me. Volevo ringraziare Garmont che vediamo. Vedete, sono le scarpe che mi hanno mandato perché loro conoscono la mia storia, eccetera. Poi Pierangelo Bressan, che è il presidente dell'azienda, ha una storia anche lui più o meno simile alla mia. Quindi io li ringrazio di avermi sostenuto un po' in questo viaggio perché mi aiutano a produrre sempre contenuti migliori perché io se no mi faccio le paranoie perché non so come mangiare poi al ritorno dai viaggi. Però è una scelta che ho voluto fare consapevolmente, una scelta folle quella di abbandonare il posto fisso per viaggiare, camminare e per farvi vedere che nella vita c'è qualcosa di più. Con la vita semplice e più felice, e io devo essere la prima a crederci anche nelle difficoltà e ad andare avanti. Quindi io vi ringrazio di avermi sostenuto fin qui perché mi date sempre una grande carica e adesso vi porto a fare questo cammino con me, questo nuovo cammino. E poi vabbè, magari vi faccio vedere qualcosa di questo mondo parallelo che è il Giappone. Primo, non vedo l'ora di provare i loro bagni tecnologici. Secondo, non vedo l'ora di mangiare, ma che domande, voglio mangiare. E terzo, vedere tutti quei cazzolina di gadget bellissimo. Io mi voglio comprare il Tamagotchi. Quando ero piccola ne avevo uno con la scimmietta. Era viola, non ce l'aveva nessuno la scimmietta. Avevano tutti il pollo, il dinosauro, il gatto, il cane. Io avevo la scimmia e mia mamma me l'ha buttato. Adesso io me lo ricompro. Va bene, dai, quindi buon viaggio a me. Buon anno a voi, perché poi il 31 dicembre è anche il mio compleanno, quindi io spero di passarlo in un tempio a Tokyo. E ve lo farò sapere. Quindi, dai, è tutta, fatemi sapere dove siete voi e ci vediamo presto qui o dall'altra parte del mondo. Comunque vi tengo aggiornati soprattutto sui social. Poi quando torno caricherò anche su YouTube. Ciao, 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 ciao e buon cammino sempre.